Sì, Andrea, siamo con il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, espulso dal direttore di gara per proteste durante la partita, un arbitraggio che ha lasciato, presidente, qualche dubbio. Qualche dubbio? Qualche decisione ha lasciato qualche dubbio? E dire poco, secondo me non ci dobbiamo attaccare all'arbitro sicuramente, perché abbiamo le nostre colpe, abbiamo fatto i nostri errori, però lui questa sera ha sbagliato più di tutti. Una sconfitta così come si può commentare? Tra l'altro il Pescara ha costruito tante occasioni da gol come non era mai accaduto nelle ultime partite, anche se alcune occasioni sono arrivate sullo 0-3, però la squadra ha giocato. Ma le occasioni sono arrivate anche prima dello 0-3, perché noi potevamo passare tranquillamente, sullo 0-0 con Mancuso, tranquillamente in vantaggio con Mancuso, ma anche con Marras da solo davanti al portiere, quindi se fai gol poi la partita magari si mette in maniera diversa. Non l'abbiamo fatto noi, alla prima azione dall'altra parte abbiamo preso un rigore con due giocatori che corrono verso la palla e comunque per lui era rigore, poi hanno dato un altro bel rigore su Balzano, le mani contavano solo in un'area, nell'altra no, però la colpa principalmente è la nostra, perché se sbagli poi vieni punito. Cosa ha detto negli spogliatoi ai ragazzi se è andato dopo la partita? Ma non ho detto nulla, perché dopo le partite a caldo non ci vado mai negli spogliatoi, parleremo in settimana. È chiuso il mercato, i tifosi hanno un po', anche sui siti come spesso accade, hanno un po' rumoreggiato per il mancato arrivo di un attaccante. Voi ci avete provato, avete offerto anche cifre importanti per Ceravolo e per Ciofani, l'attaccante non è arrivato. E il prossimo anno mi porto una pistola al mercato, magari la punto ai presidenti che non danno via i giocatori. L'ultima cosa, presidente, ora ci sono due trasferte con Foggia e Crotone. E lei aveva detto Pillon qualche volta dovrebbe usare il piano B, e si aspetta che Pillon usi il piano B a Foggia domenica? Ma questo è un aspetto tecnico che vede lui. Io ho detto che noi il piano B lo dobbiamo avere, ma si è visto anche nel secondo tempo di questa sera, quando ci siamo messi con le due punte, credo che abbiamo creato qualcosa in più di qualche preoccupazione al Brescia. Però al di là di questo poi le scelte tecniche le fa il mister, io ho grande fiducia in lui e quindi... Non è a rischio assolutamente Pillon? Ma nel modo più assoluto, ci mancherebbe. Anche in caso di un malaugurato risultato negativo a Foggia? Noi a Pescara siamo bravi a tirarci le cose negative, cioè non ancora finiamo una partita e già stiamo aspettando se perdiamo o vinciamo le prossime, lasciamo perdere.